governo, istituzione prevista dalla nostra Costituzione, ed è un organo, l'organo costituzionale, che è dotato del potere esecutivo. Abbiamo già visto in altre occasioni quali sono gli altri organi dello Stato e quali sono i loro luoghi. Tratteremo soltanto in linea molto quasi turistica, se non addirittura escursionistica, i luoghi nei quali il governo alloggia a sé, che magari vediamo più frequentemente in televisione o in internet, nei quali vengono prese le decisioni più importanti. E molto spesso si vede il Presidente del Consiglio dei Ministri che compare, anche a reti unificate, a proclamare quello che è stato deciso nel Consiglio o nella riunione o d'accordo con altri ministri. Il palazzo nel quale ha sede il governo è il Palazzo Chigi. È un palazzo collocato in centro a Roma, nei pressi di Piazza Colonna, ha in adiacenza anche il Palazzo Montecitorio, che è sede di una parte del Parlamento, e il Palazzo Chigi è sede della parte principale del governo. Adesso proponiamo alcune immagini che sono tratte tutte, i video che vi presento, sono del governo, il sito internet nazionale del governo, che è governo.it, all'interno del quale si trovano una serie di filmati per rappresentanza, per far vedere le stanze dove si esercitano queste attività. Partiamo quindi con una veduta esterna e poi entriamo direttamente nella sala del Consiglio dei Ministri, che ha un tavolo rotondo circolare proprio per consentire ai ministri il dibattito ad ampio raggio. Sala di un certo lusso, sontuosa, e che comunque è una sala di grande ponderazione, di grande pensieri che si scontrano, che si confliggono, e soprattutto di decisioni. Adesso vi passo a mostrare, sempre grazie a un videoclip proposto nel sito istituzionale, la sala delle galere, che è l'ambiente nel quale si vede più frequentemente il Presidente del Consiglio dei Ministri proclamare, comunicare al pubblico. Sono quasi sempre i video che vengono presentati nelle conferenze stampe, non dette ai giornalisti, ma al pubblico, quindi con le telecamere. Ecco, la sala delle galere è quella nella quale il Presidente del Consiglio ufficializza e comunica le decisioni assunte e adottate. E sono tutti atti che abbiamo visto nella parte più teorica, dottrinare dei nostri video, che sono di competenza del governo. Quindi non facciamo mai confusioni, approfitto di questa occasione per dire attenzione, perché quando parliamo di legge parliamo di un atto del Parlamento, e solo del Parlamento. Quando parliamo di decreto parliamo di un atto tipico in qualche modo del governo e soprattutto di un atto formato nell'ambito dei poteri e del potere esecutivo. Si distingue decreto legge e decreto legislativo, che sono atti aventi forza di legge, cioè i più importanti del governo, da invece quelli che sarebbero in teoria regolamenti e che si distinguono soprattutto in decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti del
dei ministri o interministeriali, quindi presi collettivamente. E questi hanno una forza inferiore alla legge, quindi non possono derogare alla legge. E non possono derogare nemmeno a un decreto legge o un decreto legislativo. Quindi, in buona sostanza, in una sorta di scala gerarchica, sotto la Costituzione abbiamo la legge, insieme alla legge e ai decreti legislativi, e più giù ancora, quindi inferiori, subordinati, tutti i regolamenti, tra i quali appunto i decreti ministeriali. Passiamo a vedere le ultime sale del Palazzo Chigi, che sono quelle dedicate al salotto giallo, che è un po' la stanza degli ospiti, dove vengono ricevuti gli ospiti, e che quindi è quello dove il ministro, ad esempio, riceve il pari ministro francese, austriaco, quello che sia, o altre autorità dello Stato. Quest'ultima stanza era la stanza dove ha ufficio il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si chiama Galleria Deti, e appunto la sala che ospita la scrivania, i locali e gli ambienti e gli arredi di cui si circonda il capo del governo.